di ironizzare e scherzare, perché ho letto stamattina il taglio e il tono di alcuni offesi. Ah, l'Italia insultata per la copertina dell'Economist. Ho letto dei commenti davvero che ho trovato, ovviamente che rispetto, ma che trovo persino fuori scala. E quindi ho voluto con una battuta dimostrare che rispetto ai pregiudizi che l'Italia solitamente suscita, dobbiamo essere capaci di dimostrare la realtà dei fatti. Per esempio, che il gelato artigianale è sicuramente più buono del gelato confezionato, e che non ci offendiamo certo per considerazioni o critiche che arrivino da chi che sia, anche perché siamo assolutamente convinti che il lavoro che stiamo svolgendo in questi giorni, in queste settimane, è un lavoro importante e serio. Ho letto nelle ultime ore molti commenti di persone che dicono che gli 80 euro non sono serviti a niente, e vorrei dire che, nel rispetto naturalmente per tutti coloro i quali hanno spiegato che hanno difeso questa posizione, che c'è proprio un disegno, direi, ideale e ideologico e culturale dietro gli 80 euro. C'è una parte del mondo economico che dice che dovremmo ridurre il salario dei lavoratori. Lo dicono autorevoli editorialisti, lo dicono autorevoli economisti, e questi autorevoli editorialisti e economisti cosa raccontano? Raccontano che se l'Italia facesse a meno ciò che fanno tutti, sarebbe più competitiva. Ecco che nasce il modello della Spagna, poi domani è il Nord Africa, poi domani è l'India, poi domani è il Vietnam. Il costo del salario è sicuramente un passaggio importante della strategia economica di un paese, ma non è riducendo il salario del lavoratore che l'Italia uscirà dalla situazione di crisi. Non è facendo a meno ciò che fanno tutti, è al contrario facendo in modo diverso ciò che non fa nessuno. Scusate, ho la tosse e poi gelato, me lo sono mangiato davvero. Allora, partiamo. Noi oggi abbiamo approvato due grandi temi nella discussione del Consiglio dei Ministri. Vi invito, bellissima sta cosa, questa cos'è, una finta? Ah, fantastico. Ehi là, fermo lì, devo mettermi fin qua, bellissimo. Intanto vorrei invitarvi a registrare questo logo passo dopo passo. Sarà il logo che presenteremo ufficialmente in conferenza stampa lunedì alle 14, alle 14, quando racconteremo la partenza ufficiale del percorso 1000 giorni. Dobbiamo cioè uscire dall'idea che basti, più correttamente, usiamo il congiuntivo al punto giusto, che basti una legge per cambiare il paese. Non serve una legge per cambiare il paese, per cambiare un paese servono le persone, e serve un lavoro che è un lavoro puntuale, concreto, quotidiano, sistematico. Ecco perché passo dopo passo sarà il claim di tutti i 1000 giorni e sarà in qualche misura il riferimento che vedrete a partire da lunedì nel sito dedicato che apriremo sulla scommessa dei 1000 giorni. Noi sul passo dopo passo oggi vi elenco molto rapidamente le decisioni che abbiamo preso, poi verrà il ministro Orlando, il ministro Lupi, il ministro Padoan, la ministra Guidi, il sottosegretario Del Rio, naturalmente, credo il ministro Galletti, non so, il ministro Poletti è già qui, insomma un po' di ministri, a raccontare nel dettaglio le misure di cui stiamo discutendo. Io vado velocissimo su questi, vi do 5 minuti di domande sui temi ampi e poi nel merito le risposte le danno i ministri nelle spiegazioni dei singoli provvedimenti che abbiamo adottato. Primo punto in discussione. Sblocca Italia, fermi lì. Decreto sblocca Italia che cosa significa? Decreto legge che andrà quindi all'attenzione del Parlamento da subito, tenta di risolvere e anticipare una serie di problemi burocratici che si sono creati. Li vado rapidissimamente a elencare. Napoli-Bari non partirà nel 2017 ma con queste norme nel 2015, recuperiamo cioè 2 anni. Palermo-Messina-Catania, idem, non partirà nel 2017 ma nel 2015, sbloccati 4,6 miliardi per 5 investimenti aeroportuali, 1617 email ricevute dai sindaci con 3 richieste, 1, dammi spazio di patto,
di stabilità? Risposta a quei sindaci che hanno scritto, risposta è sì, diamo spazio di patto. Due, dammi denari per completare le opere, se riescono a farle entro il 14 gliele diamo subito. Tre, aiutami perché ho una sovrintendenza che mi crea problemi, noi ci prendiamo l'impegno non a dargli ragione, ma a convocare in una sorta di nuova conferenza dei servizi i soggetti interessati. Le 1617 email che sono arrivate dai sindaci hanno 1617 risposte concrete e puntuali. Opere pubbliche già cantierabili in 12 mesi, il buon Lupi vi racconterà nel dettaglio quali sono. Questa prima opera qui sono altri 600 milioni, 600 qui, 3,2 di, 3 miliardi e 2 di qua, 600 milioni e 3 miliardi e 2, sono 3,8 miliardi di euro in opere cantierabili a strettissimo giro. Questa è una norma che era molto attesa e che riguarda dal tunnel del Brennero a altre opere collegate. Si sbloccano nuovi investimenti sulle autostrade rispetto alle concessioni cui viene consentita, come in altri paesi europei, una proroga, con lo sblocco nei prossimi 12 mesi di 10 miliardi di opere. Non verranno spesi 10 miliardi nei prossimi 12 mesi, si sbloccano opere per 10 miliardi. Molto interessante questa norma. Siccome le infrastrutture non sono soltanto le infrastrutture di natura viaria tradizionale, ma sono anche le infrastrutture di banda larga, noi diamo dei nuovi incentivi per estendere la rete ad alta velocità a banda larga, in particolar modo nelle cosiddette aree bianche, cioè in quelle aree in cui sarebbe poco conveniente per il mercato, un credito d'imposta del 50%. Tanta roba, eh? I fondi europei, c'è una norma che inserisce in capo al governo la responsabilità di recuperare le risorse non spese. Questo è un passaggio molto importante, perché i soldi non spesi dell'Europa sono una vergogna, e adesso noi abbiamo la possibilità di utilizzare, attraverso l'azione del sottosegretario Del Rio, le risorse non spese. Modifichiamo, ministro Padoan vi illustrerà come, le norme della Cassa Depositi e Prestiti, che a questo punto è una Cassa Depositi e Prestiti dotata di regole come quelle degli altri paesi europei, quindi estendiamo le garanzie per investimenti alle imprese, e questo è un passaggio molto importante. Io il 20 settembre sarò a Baku, che come tutti voi sapete è la capitale dell'Azerbaigian, per il via libera al TAP, che oggi, per il combinato disposto della valutazione di impatto ambientale e del norma articolo del decreto legge, è definitivamente sbloccato. Ci sono delle misure che vi spiegherà Lupi sul sostegno all'edilizia. Avete notato che nei dati del PIL negativo che sono emersi, mi pare, il 7-8 agosto, ma che oggi sono stati splittati nel racconto dell'Istat, i consumi hanno un segno più, ancorché minimale. Sapete che io non do molta importanza a ciò, alle virgole, 0,1 più. Il punto drammatico sono gli investimenti, e in particolar modo gli investimenti nel settore edilizio, che è il settore che ha perso più di tutti in termini di occupazione. Noi ci impegniamo a confermare l'ecobonus, ci impegniamo sul vari interventi che sono stati studiati in passato, ma mettiamo ulteriori misure di sostegno che il ministro Lupi vi spiegherà, compreso le facilitazioni per gli impianti di riscaldamento. Consentiamo all'INAIL di sbloccare una somma di 200 milioni di euro per gli investimenti immobiliari entro dicembre. Questo è il progetto Carlo Calenda, che tra l'altro in questo momento è impegnato in un'importante missione in Mozambico, a cui va la mia gratitudine personale, e che il ministro Guidi potrà ampiamente illustrarvi, ma abbiamo già presentato per favorire l'export per 22 miliardi. Ricorderete che ho presentato questa nota in Angola, qualcuno di voi forse c'era, eravate più interessati, mi ricordo c'era la polemica con Beppe Grillo o qualcosa del genere, però chi di voi c'era ricorderà che abbiamo dato i numeri precisi, la norma che adesso abbiamo inserito consente di intervenire su questo passaggio molto molto importante. Bagnoli, si riparte con il commissario e tempi certi per la riqualificazione, se riparte Bagnoli riparte il sud, io ne sono assolutamente convinto. Attenzione alle fonti energetiche con nuovi investimenti per le stazioni di idrocarburi, è assurdo continuare a lamentarsi del problema energetico se non tiri fuori il petrolio che hai in Basilicata, in Sicilia, ovviamente coinvolgendo le regioni e valorizzandole sul patto di stabilità. I 600 milioni per la cassa integrazione in deroga, il ministro Poletti ha fatto un ottimo lavoro, e questo è il punto molto importante,
vi prego di è finito il decreto legge, poi nel dettaglio avete visto che di cose ce ne sono probabilmente molte di più di quelle che vi aspettavate, e nel dettaglio ci sarà il modo di illustrarle con i ministri competenti. Questo è il disegno di legge delega, codice degli appalti, molto semplice. Ci devono essere le stesse regole in Italia come nel resto d'Europa. L'Italia ha il vezzo, non mi permetterei mai di dire vizio, di irrobustire, che è un modo carino, a mio giudizio, di peggiorare la normativa europea, complicandola, inserendovi elementi di difficoltà. Il codice degli appalti potrà naturalmente modificare qualcosa rispetto alla normativa di riferimento europeo, ma ha come principio che ciò che viene consentito dall'Europa è ciò che deve essere fatto in Italia. È un meccanismo in cui stavolta l'Europa ci aiuta, non ci penalizza. Siamo noi che abbiamo inserito troppe norme, e nell'inserire troppe norme abbiamo creato un danno oggettivo, economico e anche di mancanza di chiarezza. Perdonatemi, ma trovo questa norma rivoluzionaria, ed è la stessa norma che trovate nello sblocca Italia, non è inserita nelle slide, per ciò che riguarda per esempio le rocce da scavo. Ci sono opere pubbliche bloccate in Italia perché in Italia le rocce e le terre da scavo vengono considerate intanto in modo diverso a seconda delle regioni, e poi vengono considerate rifiuti particolari in certi ambienti, per cui arrivavamo alla contraddizione che un'opera pubblica fatta in Svizzera aveva dei tempi di realizzazione perché quelle terre da scavo erano considerate semplicemente terre da scavo e da noi erano considerati rifiuti particolari. Il principio è stesse regole dell'Europa. Perdonatemi se non è buona come il petrolio, come il conto termico o come il TAP o come il bonus energetico, come le opere dei comuni, lo sblocco di patto, la Napoli-Bari e tutto quello che volete. Questa è la vera rivoluzione che nell'arco dei prossimi mesi cambierà definitivamente, passo dopo passo, il sistema delle gare pubbliche. Questa è la prima filiera, sblocca Italia, un decreto legge e questo disegno di legge delega. Giustizia. Giustizia, ci sono diversi provvedimenti, c'è un unico decreto legge che è un decreto legge che riguarda il processo civile, e ci sono più disegni di legge che Andrea Orlando, cui va come pure a Maurizio Lupi e a tutti gli altri ministri la mia personale gratitudine per il lavoro che ha svolto e che vi illustrerà. Ma il punto di partenza è che c'è un decreto legge per l'arretrato civile. Noi diciamo che alla fine dei 1000 giorni l'Italia sarà con dei tempi certi di meno di un anno del primo grado del processo civile, quindi dimezzare i tempi rispetto a più che dimezzare rispetto adesso, e con il dimezzamento dell'arretrato che oggi ha 5,2 milioni di pendenze. È una rivoluzione quella del civile. Partiamo da un principio simbolico, il dimezzamento della pausa estiva dell'attività giudiziaria. Proseguiamo con alcuni provvedimenti che sono simbolici per i cittadini, ma anche concreti. Non importa andare davanti a un giudice per una separazione, ovviamente se vi sono risolte le questioni che non arrivano al patrimonio, diciamo, giuridico, soprattutto quelle patrimoniali. Ridurre la metà l'arretrato e il contenzioso è la grande sfida, portare l'Italia ad essere un paese come gli altri. Quando si dice bisogna fare le riforme strutturali, c'è il Senato, c'è la legge elettorale, c'è la pubblica amministrazione, io ritengo questa la priorità assoluta, insieme ovviamente per quello che riguarda la giustizia, la priorità della giustizia, perché è quella che è più attesa dagli investitori internazionali. Andrea vi racconterà nel dettaglio come valorizzeremo il Tribunale delle Imprese, che soprattutto per gli investitori esteri è molto 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 importante, e come investiremo sul Tribunale delle Famiglie. Dimezzate i tempi, ve l'ho già detto, vi segnalo come un unico dato come il processo civile telematico abbia ridotto del 62% l'emissione dei decreti in un solo mese. Oggi Angelino Alfano ricordava come quella fosse stata un'intuizione della sua esperienza all'interno del Ministero della Giustizia. Ci sono le norme su autoriciclaggio, falso in bilancio e prescrizione che Orlando verrà a illustrarvi, c'è la responsabilità civile dei magistrati, nelle forme che peraltro qualcuno di voi ha già iniziato a scrivere, chi sbaglia paga, esattamente come dappertutto, e credo che sia un qualcosa non punitivo ma semplicemente di buon senso.
c'è una delega al Parlamento sulle intercettazioni, noi confermiamo il desiderio per quello che riguarda la pubblicabilità di parlarne insieme ai direttori di giornali e confermiamo il principio per il quale al magistrato deve essere consentita l'intercettazione, ma ciò che non riguarda propriamente l'oggetto del reato deve essere pubblicato con grande attenzione e con il rispetto che si deve. Naturalmente nessuno di noi immagina delle sanzioni di natura penale, siccome sapete siamo sempre stati dell'avviso che vi debba essere, anzi, rispetto ai reati di diffamazione per i giornalisti, ricorderete la discussione sul carcere, l'assurdità di quella discussione, cioè l'assurdità, l'importanza di evitare quella profilo, però io credo che sia importante anche per i giornali, ne parleremo con i direttori dei giornali, accompagnare questa discussione. Se io prendo una tangente, è giusto che sia non soltanto intercettato, ma che il contenuto della mia intercettazione sia a disposizione dell'opinione pubblica. Se però nel prendere una tangente che mi dà Fabio Martini della Stampa si scopre che tra me e lui c'è del tenero, chiedo scusa a Fabio Martini perché è chiaramente diffamatorio nei suoi confronti, è evidente che questo elemento non può essere oggetto di discussione, vale per Giuliano Poletti o per tutti gli altri, nel mio caso, ma anche di Fabio e di Giuliano, non essendo parlamentari, a maggior ragione questo è più consentito. Ove invece qualcuno di noi fosse parlamentare, sapete che per arrivare alle intercettazioni occorrerebbe l'autorizzazione all'utilizzo delle medesime. Questo è il quadro delle intercettazioni. Mi sembra di essere stato chiaro su questo. Il tema c'è, è oggetto di una delega e credo che sia un principio di buon senso. Che sia un principio di buon senso che debba essere però affrontato con serenità nel confronto con i giornali. Noi non vogliamo minimamente mettere i bavagli a nessuno, però non possiamo neanche pensare che si possano ledere delle sfere personali nella pubblicabilità. Quindi questo non è un problema dei magistrati, ma è un problema della carta stampata. Ho terminato. Sono stato, credo, breve. Vorrei segnalarvi che, come molti di voi hanno detto, non abbiamo messo nessun tipo di intervento sulle questioni della scuola, ma il programma è pronto, non c'è nessun tipo di problema di copertura, anche perché la copertura sul progetto che abbiamo in testa sulla scuola fa data a partire dal 2015. Nessuno immagina di fare una riforma oggi sulla scuola che parte domani mattina, o meglio lunedì mattina che è 1° settembre, è evidente. Non l'abbiamo messo semplicemente per evitare l'eccesso di troppa carne al fuoco, credo che sia un principio francamente di buon senso. La presenteremo mercoledì, così evitiamo il problema slittata perché c'è un problema di fondi, di coperture. Mercoledì è pronta, lunedì faremo la conferenza dopo 1000 giorni, giovedì e venerdì c'è la NATO, domani c'è il vertice a Bruxelles. Sono lieto di dire che in alcune discussioni avute con i colleghi europei abbiamo convenuto, al di là delle battute sul gelato, che la situazione europea è veramente preoccupante e che quindi la presidenza italiana si incaricherà, se domani il vertice andrà in questa direzione, di organizzare, presumibilmente il 6 di ottobre, un appuntamento non più sull'occupazione, quello di Torino che è confermato per la fine di dicembre, per la fine del semestre, per dicembre, ma un vertice ad hoc, quello che ad esempio il presidente François Hollande ha lanciato, mi pare, su Financial Times o su un'altra testata europea, adesso non ricordo e non vorrei dire un errore, mi scuso con i vostri colleghi che ho citato impunemente, ma insomma il concetto è che il 6 di ottobre l'Europa si riunirà, perlomeno questa è la proposta che noi faremo e che credo che farà il Presidente Farron poi domani, per discutere delle questioni legate alla crescita. Perché, come finalmente è chiaro a tutti, l'Italia ha le sue cose da fare e le sta facendo. Ma, questo è il punto centrale, oggi esiste un problema Europa e la stagnazione che esiste in Europa richiede una risposta forte e coraggiosa da parte delle istituzioni continentali. Spero di essere stato breve, vi lascerei 3 domande al volo prima di andare nel merito. Presidente Renzi, buonasera, Alfonso Palumbo, Prisma News. Mi riallancio brevissimamente al 6 ottobre. Mi corregga se sbaglio. Posso dedurne che il 6 di ottobre in Europa si parlerà anche di Fiscal Compact, argomento che per la nostra testata è terribile, è drammatico. Bene, andiamo avanti, gli altri? Grazie. Le 3-4 domande veloci? Basta? Finito? Prego, vai veloce.
Due cose sulla scuola: è trapelata una certa irritazione nei suoi confronti, stando ai giornali, verso il ministro Giannini che aveva anticipato troppo. Volevo chiederle se questa cosa ha qualche ripercussione. E la seconda, nell'intervista al Corriere, Padoan ha detto che il pareggio di bilancio potrà essere raggiunto nei tempi che saranno compatibili con i numeri, con la recessione, eccetera. Domani a Bruxelles lei proporrà un ulteriore rinvio rispetto al 2015, oppure confermato? Terza domanda, che poi Feltri ne ha fatte due. Fatto furbo Feltri ne ha fatte due. Vai. Prego. Sì, sono De Gasquelli del quotidiano francese Les Echos. Mi aggancia alla domanda sul 6 di ottobre. Vuol dire che lei può auspicare un cambio di passo anche nella lotta all'austerità nel quadro di questo vertice, e lei può confermare che appoggerà la candidatura di Moscovici agli affari economici? Bene, l'ultima. Vedo che siete tutti interessatissimi sia sulla giustizia che sullo sblocca Italia. Vi ringrazio per questa domanda sul TAP. Abbiamo lavorato per mesi per risolvere il problema del TAP. Prego. Martirano, Corriere della Sera. La sua idea di dimezzare le ferie dei magistrati e degli avvocati si è tramutata in testo, è entrata nei disegni di legge, o è rimasto un tweet? Bene, grazie Martirano. L'ultima, ce n'è un'altra? Prego. Vediamo se riesco poi a ricordarmi al volo. Nadia Pietrafitta, La Press. Volevo sapere se esiste una stima di posti di lavoro che è possibile creare con lo sblocco Italia. Allora, rapidissimo, su questo tema risponde Maurizio Lupi, che ha tutti i dati, compreso gli investimenti. È chiaro che il dato dei posti di lavoro è il dato che a me più colpisce. Noi avevamo avuto un dato molto positivo, avevamo avuto un dato positivo a maggio e giugno, oggi il dato invece è negativo, torna a meno, mi pare, 36.000 posti di lavoro, 35.000 posti di lavoro. Continua a essere positivo il saldo sul periodo, ma è insufficiente rispetto alle esigenze. Cioè, in questi ultimi anni si è avuto un crollo dei posti di lavoro, ora questo crollo sembra arrestato, anzi sono tornati veramente per un soffio a crescere, ma oggi questo dato è un dato molto preoccupante. Io personalmente, per come sono fatto, sono più preoccupato quando il dato del posto di lavoro segna meno che non quando c'è il 0,1 in meno rispetto alle previsioni. Ve l'ho detto tante volte, anche se naturalmente le due cose spesso vanno a braccetto, e quindi gli economisti seri mi rimbrottano, anche quelli su Twitter, non che non siano seri quelli che vanno su Twitter, ma insomma dicendo però tu stai sbagliando, stai dando un'impostazione sbagliata. Vabbè, il tema è, Lupi vi darà dei dati, però personalmente non credo che i posti di lavoro si creino per decreto. Ecco perché continuo a dire che l'Italia ce la può fare, ecco perché vorrei dire ai nostri concittadini che nonostante tutte le difficoltà, nonostante i problemi, nonostante le gravi situazioni di tensione che ci sono in Europa, non dimenticate che noi non ci siamo più visti, ma io ho fatto un agosto dove sono stato a Baghdad, a Erbil, cioè non sono stato semplicemente al mare o a Palazzo Chigi. Nonostante le tensioni internazionali e la crisi economica internazionale, io sono assolutamente certo che l'Italia è nelle condizioni di uscire dalla situazione di crisi. E sono assolutamente certo che la scelta di scommettere su alcuni strumenti, come incentivare il salario dei cittadini e non togliere salario, è per me fondamentale. A quelli che mi dicono, sarai arrabbiato perché ti contestano sugli 80 euro. No, io apprezzo chi mi contesta sugli 80 euro, perché dimostra una filosofia che è l'opposta di quella che io vorrei affrontare. Noi siamo stati il primo governo che ha fatto un taglio di tasse, taglio di spesa più correttamente, anche di tasse, di 10 miliardi annui per finanziare il bonus 80 euro per 11 milioni di italiani, e ne sono fiero e orgoglioso. Lo confermeremo nei prossimi anni a partire dal 2015, ma dico anche con grande lucidità e determinazione che chi oggi contesta questo non sta semplicemente contestando una scelta politica del governo, il che è ovviamente legittimo, rispettabile e degno di stima e di onore, ma sta definendo un'altra idea d'Italia. Io non credo all'Italia che fa a meno cose che fanno tutti. Io credo all'Italia che si specializza sui prodotti di altissima qualità, che va a fare cose che non fanno gli altri, che è, non vorrei adesso sembrare in linea con quello con cui abbiamo iniziato la conferenza stampa, che scommette sull'artigianalità e la qualità delle proprie mani, sulla capacità della propria ingegneria, sulla straordinarietà della propria tecnologia, sull'investimento nell'innovazione, sul gusto della ricerca. Per farlo bisogna creare delle condizioni. Poi c'è un altro tema
che è la lotta al potere di vendita, che approfondiremo in un altro momento. Quindi la risposta è: Lupi le darà ogni tipo di dettaglio. C'era la prima domanda sulle questioni legate al fiscal compact e al pareggio di bilancio, che tengo insieme. L'Italia conferma tutti i propri impegni, come per Carlo Padoan ha scritto e ha detto con grande chiarezza, in particolar modo quello del 3%. Naturalmente noi stiamo dentro le logiche europee e credo che nessuno meglio di Padoan possa illustrarvi la sfida che noi stiamo facendo. Se qualcuno oggi venisse qui e vi dicesse: ehi, l'Italia violerà il 3%, la risposta sarebbe no. Se qualcuno venisse qui a dirvi: ma l'Italia chiede la flessibilità che già esiste in cambio di riforme? La nostra risposta è: non c'è bisogno di chiederla, c'è già. La vogliamo utilizzare meglio, come ha detto Padoan, come ha detto Mario Draghi e come io credo ormai sia convinzione diffusa in Europa. Al corrispondente dell'Eseco mi scuserà, ma non entro nel merito dei nomi, non tocca a me infatti sostituirmi a Jean-Claude Juncker. La mia stima per Pierre Moscovici è elevata, è una persona di grande livello, di grande qualità e quindi credo che sia una persona sicuramente in grado di svolgere quel ruolo. Non tocca a me decidere il nome, ho partecipato a tutte le iniziative europee con un doppio obiettivo. Il primo, dire che noi rispettiamo il patto di stabilità, ma sottolineare che il patto si chiama di crescita e di stabilità, perché se n'erano scordati negli ultimi anni. Questo non vuol dire mettere a rischio la stabilità, ma cercare di sottolineare l'importanza della crescita. Trovo che le parole di Jean-Claude Juncker al gruppo socialista prima e al Parlamento europeo, laddove ha annunciato un piano di 300 miliardi di investimenti, siano parole assolutamente significative e importanti. E queste parole vorrei prenderle terribilmente sul serio, non soltanto il 6 ottobre, ma anche nelle prossime settimane. Il 6 ottobre dunque parleremo di questo e parleremo, ovviamente sarà fondamentale il ruolo di Piercarlo nella costruzione anche direi filosofica concettuale di quello che l'Italia vuole dire ai partner europei. Noi non siamo in una battaglia contro l'Europa, né stiamo chiedendo all'Europa qualcosa per noi. Quello che noi dobbiamo fare lo facciamo da soli. Vi chiedo un secondo di attenzione su questo e poi rapidamente chiudo. L'Italia non va in Europa a chiedere qualcosa. In questi anni l'Italia non ha mai chiesto all'Europa qualcosa. L'Italia ha dato all'Europa più di quello che ha ricevuto dall'Europa, in parte per le regole del gioco, in parte per incapacità nostra, e sottolineo come questa norma che mette in capo a Del Rio la possibilità di recuperare le risorse dei fondi europei è molto importante, questa norma dello sblocca Italia che vi ho fugacemente illustrato prima. Ma quando si parla ad esempio di modello spagnolo, vorrei ricordare che l'Italia ha contribuito con i propri denari a salvare le banche spagnole. Nessuno ha in Europa salvato le istituzioni italiane. Ci siamo salvati abbondantemente da soli. Vorrei che questo fosse chiaro, perché il racconto italiano di un paese che ha bisogno dell'Europa per salvarsi è un racconto che soffre di un terribile provincialismo. Noi siamo quelli che l'Europa, che hanno costruito l'Europa e che fino a questo momento hanno dato molto e preso a livello economico meno di quello che hanno dato. Ma noi pensiamo che l'Europa sia altro rispetto a un semplice elenco di fattori economici. Per noi l'Europa sono quei bambini di Erbil. Per noi l'Europa sono il dramma dei rifugiati libici. Per noi Europa è l'idea di una dignità dell'uomo che non può essere violata come è stata fatta in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, in tante crisi internazionali. Noi stiamo in Europa non perché ne abbiamo semplicemente un vantaggio economico. Stiamo in Europa perché abbiamo un'idea dell'uomo e della donna che deve essere coerente con anni di storia. Mi sono spiegato su questo punto? È l'ora di finirla con questa storia che andiamo in Europa a chiedere soldi, Basta. Noi andiamo in Europa a offrire la nostra disponibilità. Mai è accaduto il contrario. Chi sostiene il contrario lo dica e siamo disponibili a un confronto all'americana o anche, se volete, a un,
avendo sulla la sciabola delle fiorettiste, la sciabola delle fiorettiste è una contraddizione in termini, la sciabola delle schermifici o delle sciaboliste, delle spadaccino, fioretto fiorettiste, spada, spadaccina, sciabola, sciabola, sciabola. E abbiamo chiuso. Quindi spero di averle risposto sull'austerità. A Feltri dico che non c'è nessun contrasto con nessun ministro, ho letto tutta l'estate che avrei litigato con tutti i ministri, è meraviglioso, è meraviglioso. Alla fine ho letto che avrei litigato anche con Lotti, e a quel punto lì c'è stata la standing ovation. Io, ragazzi, come dire, non sono nemmeno uno che le manda a dire le cose, però non c'è nessun contrasto con il ministro Giannini. Si è fatta una riunione del PD a cui non abbiamo invitato il ministro Giannini. È vero, si è fatta a Palazzo Chigi, chiedo scusa, ero impegnato, ho pensato di non dover muovere la scorta per andare al Nazareno, anche perché era chiuso il Nazareno, che c'era, credo, la festa. No, il Nazareno non è mai chiuso, scusate, il Nazareno è sempre aperto, Sensi mi guarda malissimo. Abbiamo fatto una riunione con dei deputati del PD, soprattutto deputati del PD, il giorno dopo la Giannini non invitata, e non si è ancora iscritta a PD. Se si vuole iscrivere, noi siamo disponibili ad accogliere le iscrizioni, sono aperte le iscrizioni online, mi dice Bonifazzi, credo che nel giro delle prime 7 ore già 2 si siano iscritti, e Bonifazzi era molto contento per questo. Adesso ci manca ancora, diciamo, qualche milione di iscritti e risolviamo anche i problemi di bilancio. Però sinceramente non c'è alcuna tensione in ordine ai ministri, e la proposta della scuola è sostanzialmente pronta. Non si articola nella stabilizzazione dei precari, non è questa. È l'assunzione di un patto educativo con le famiglie per scegliere insieme quali sono i contenuti della scuola. È l'assunzione di un patto con gli insegnanti per dire: noi siamo in condizioni e abbiamo le risorse in bilancio per coinvolgere il maggior numero possibile, anzi no, tutti quelli che hanno un diritto con noi, perché chi è nella GAE, graduatoria a esaurimento, ha un diritto nei confronti dello Stato italiano all'assunzione, però chiediamo di cambiare le regole del gioco. Nel passo dopo passo c'è anche un'Italia, lasciatemelo dire, che sceglie di valutare il lavoro degli insegnanti. È un passaggio importante questo, l'Italia cambia. Con calma, con il passo giusto, ci arriviamo dappertutto. Dopodiché non sempre condivido ciò che dice la Giannini o altri, ma questo penso sia un fatto, come dire, anche di igiene mentale. Non la pensiamo tutti allo stesso modo al governo, almeno per il momento. Vedo la Meli che fa ironia su questo. Avrei finito, ho dimenticato qualche risposta? No, avrei finito, vi lascio nelle mani dei ministri, vi auguro buon lavoro, ci vediamo domani sera, domani notte credo, verso l'una alle due a Bruxelles, per chi sarà di voi a Bruxelles, ci vediamo lunedì alle 14 per la conferenza del passo dopo passo, ci vediamo mercoledì per il lancio dell'iniziativa sulle scuole, per chi di voi sarà con noi a Cardiff in Galles, ci vediamo giovedì e venerdì a Cardiff, ci vedremo domenica alla festa dell'Unità di Bologna, nella veste di segretario del PD, dove, giusto per evitare annunci, ricchi premi e cotillon per tutti. Va bene, grazie, buon lavoro, grazie di cuore.